Ben trovati a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Nella giornata del 4 maggio c'è stata la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione della Festa d'Europa. Si è aperta con l'inno alla gioia e con l'inno di Mameli, suonati dall'orchestra Sarabanda della scuola secondaria di primo grado Massimiliano Guerri di Reggello, la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana dedicata alla festa dell'Europa. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, dopo il saluto alle autorità intervenute e al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha aperto una riflessione sui valori, i risultati e le prospettive dell'Unione europea. L'Europa è una comunità di popoli, di storie differenti, è una comunità di visioni, di visioni tali da cercare. Di lasciare alle ragazze e ai ragazzi un futuro migliore. Oggi abbiamo necessità che la Toscana giochi sempre più un ruolo da protagonista in Europa, perché solamente con politiche comuni è possibile ridurre le disuguaglianze, è possibile fare in modo che un bimbo che nasca anche nel più piccolo territorio della nostra regione abbia gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bimbo che nasce a Francoforte o in Baviera. Abbiamo bisogno di Europa lasciatemi dire di un'Europa realmente democratica, di un'Europa che sappia riscoprire le proprie radici, la propria identità democratica e cristiana, di un'Europa che faccia sorgere negli europei il sentimento comune di appartenenza e che sappia trattare in modo congiunto e in modo solidale questioni importanti come potrei citare quella dell'immigrazione. È un momento che segna l'avvio anche del programma delle iniziative alle quali ha lavorato la Commissione Europa d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, occasioni per parlare dell'Europa, occasioni soprattutto per affrontare le tematiche anche più rilevanti e nei prossimi giorni ci sarà anche la presentazione di altri momenti che ci auspichiamo possano richiamare l'attenzione generale su questioni che guardano all'attualità ma anche al futuro dell'Europa. Crediamo che mai come oggi ci sia bisogno di un'Europa forte all'interno di un sistema multilaterale, in un mondo particolarmente complesso dove la pace deve essere cercata con tutti i mezzi. L'Europa deve avere un ruolo più forte da questo punto di vista e noi come Movimento 5 Stelle, da questo punto di vista, sempre con il Presidente Conte, faremo tutti gli sforzi perché cessi l'escalation militare e si faccia il massimo sforzo per una diplomazia, per una ricerca della pace, questa sia a tutti i costi. L'Europa è quel luogo magico che ha conservato per tanti anni anche la pace fra gli Stati ed è un luogo che supporta e sostiene tutti quanti noi. È per questo che noi dobbiamo festeggiare e dobbiamo chiedere all'Europa uno sforzo ulteriore, laddove c'è una guerra, soprattutto ai confini dell'Europa noi eh, dobbiamo chiedere all'europa un ruolo da protagonista nella mediazione internazionale, non può essere diciamo secondario il ruolo di una grande comunità. Noi sogniamo gli Stati Uniti d'Europa, sogniamo un grande continente che sia in grado di fare una difesa autonoma, uno stato dove ciascuno di noi possa collocare le proprie energie e le proprie intuizioni. Io voglio eh, anche ricordare quanto sia importante oggi che le nazioni eh, che fanno parte del progetto europeo giochino la loro partita su Tanti tavoli, il primo che mi viene in mente è sicuramente il tavolo dell'immigrazione. Non possiamo nasconderci dal fatto che su problemi eh, epocali, perché questo è di fatto la questione, ci debba essere una maggiore convergenza e una, anche, e una maggiore anche, scusatemi, comprensione de, di, questo, di questo fenomeno. Io credo che oggi il governo italiano abbia dimostrato e voglia dimostrare ancora un approccio che guarda molto all'interesse nazionale nel contesto europeo, perché questo è indispensabile. Eh, noi per troppo tempo, mi permetto di dire, abbiamo eh, quasi eh, ignorato che la dimensione comunitaria fosse fondamentale sotto un profilo non solo di risorse ma sotto un profilo istituzionale. L'Europa oggi è parte integrante del nostro sistema giuridico. Noi le fonti stesse, dalle direttive, eh, arrivano nel nostro ordinamento, devono essere, poi devono essere applicate e quindi hanno una funzione importante per disciplinare aspetti fondamentali della nostra vita. Quindi nel momento in cui noi andremo, poi anche tra un anno, a scegliere i nostri rappresentanti al Parlamento europeo, sarà molto importante comprendere e capire da parte dei cittadini. Quanto scegliere dei buoni rappresentanti sia fondamentale anche in vista di sfide importanti. Penso anche al patto di stabilità che andrà ridiscusso. Quindi ecco, sempre più centralità dell'Europa, sempre più centralità anche nel rapporto tra Europa e Regioni. Al termine della seduta solenne, il presidente Mazzeo ha consegnato al ministro Tajani la festina Lente, il simbolo della flotta di Cosimo I dei Medici, che rappresenta nel suo motto, affrettati lentamente, la prudenza, ma anche il vento in poppa per svolgere al meglio i propri compiti. Facciamo un passo indietro nella seduta ordinaria del 3 maggio. Il Consiglio ha aperto i lavori con un minuto di silenzio per Barbara Capovani, la psichiatra uccisa da un suo ex paziente a Pisa, e per Guido Sacconi, consigliere regionale dal 1995 al 1999 e dal 1998 vicepresidente della stessa Assemblea legislativa. Tra i vari argomenti affrontati anche l'argomento migranti e minori non accompagnati. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha affrontato il tema del fenomeno migratorio e quello dei minori non accompagnati grazie a due mozioni presentate rispettivamente dal consigliere del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli e dalla consigliera del gruppo misto Toscana Domani Elisa Tozzi. Abbiamo presentato una mozione che è stata approvata dove chiediamo che il tema dei migranti, dell'accoglienza, soprattutto per quanto riguarda i minori, che sono circa il 40%, di quelli presenti in Toscana avvenga con una rivisitazione complessiva della normativa, superando la legge Bossifini, che oramai è una legge molto datata, e trovando delle soluzioni più avanzate che consentano di affrontare il fenomeno con umanità, con accoglienza, dando una mano ai sindaci che si trovano poi a dover far fronte a questi fenomeni e alle persone che, non trovando la possibilità di un'accoglienza, eh, magari sono portati anche dire, a fare vagamondaggio o addirittura a delinquere. Crediamo quindi che occorra invece puntare su un'accoglienza che coinvolga tutta la filiera istituzionale, che certo riguardi le prefetture, ma che riguardi e coinvolga anche le regioni, le amministrazioni comunali, eh, il terzo settore, cioè tutti quelli che anche in linea con quella che è una caratteristica, una tradizione di civiltà, di solidarietà e di accoglienza della Toscana possono affrontare il problema con un approccio che deve essere un approccio prima di tutti umano e poi anche solidale. La questione in Toscana è esclusivamente politica. Cioè siamo partiti a gennaio con una richiesta precisa dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che si è tenuto appunto il 13 gennaio. Eh, oggi in Consiglio regionale la maggioranza smentisce nuovamente se stessa, eh, dicendo no ad una precisa richiesta dei propri amministratori e sostanzialmente aggrappandosi ad una mozione che eh, nulla dice, nulla aggiunge, nulla toglie eh, nel dare diciamo, delle soluzioni. Oggi alla Toscana sarebbe richiesto uno sforzo in più su questo tipo diciamo, di eh, fenomeno fenomeno siamo fermi ancora alle diatribe diciamo, interne al Partito Democratico che impediscono un qualsiasi ragionamento produttivo su questa su questa vicenda. E tutto questo va a scapito naturalmente anche della sicurezza dei cittadini, perché non dimentichiamo che d'altra parte chi è irregolare in questo paese molto spesso alimenta anche la criminalità. Il Consiglio regionale ha approvato il primo atto e respinto il secondo. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Irene Galletti e Francesco Torselli che rispettivamente si erano soffermati sulla necessità di avere un approccio il più umano possibile quando si parla di minori e sull'opportunità di avviare un percorso per un hub toscano per minori migranti non accompagnati ci sono decine, centinaia di minorenni presenti in Italia, non cittadini italiani, non cittadini UE, che illegalmente sono entrati sul nostro territorio. La collega chiedeva semplicemente alla Regione di attivarsi per pensare a una struttura, non si menzionavano CPR, non si menzionavano centri di espulsione, struttura che in qualche maniera facesse fronte a questo problema. No, la Toscana proseguirà il suo sistema di accoglienza diffusa. Ebbene, eh, il Partito Democratico faccia pace con la propria coscienza, perché non è dicendo no a qualsiasi proposta che si risolvono i problemi. Io non lo so se l'ab proposto dalla collega Tozzi potesse essere o no la risposta al problema della presenza dei minori illegali sul territorio nazionale. Ma so una cosa, che il sistema che continua a proporre la sinistra, cioè quello dell'accoglienza diffusa, ha fallito. Mozione approvata all'unanimità invece a riguardo della graduatoria per gli operatori sociosanitari dell'Estar. Vediamo i particolari. Approvata all'unanimità dall'Aula una mozione affinché gli operatori sociosanitari presenti nella graduatoria Estar siano assunti al più presto, nella quale sono confluiti gli indirizzi di vari atti di indirizzo presentati da vari gruppi consigliari. La mozione impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo perché vengano assunti specifici provvedimenti per consentire la proroga della scadenza, aprile 2024, della graduatoria relativa al concorso per l'assunzione di operatori sociosanitari e di limitare al massimo il ricorso al lavoro interinale. È una battaglia che nasce dal territorio. Io per primo ho avuto la forza di chiedere all'Aula in questa seduta di mettere in votazione questo atto. Tanto se ne parlava. Eh, associazioni, sindacati sollevavano la questione, operatori stessi. C'è un'attesa incredibile di osse di assunzione: quasi 2000 persone in gradatoria da più di un anno non vengono assunte. Fra un anno scadrebbe la gradatoria. Quindi, io ho chiesto come capogruppo di Italia Viva di poter inserire in votazione nella seduta odierna eh, questo atto. Poi c'è stata la condivisione di tutti i gruppi consigliari, questo è positivo quando si trovano a punto di convergenza su un testo così importante. Eh, siamo riusciti a convergere su un testo unitario che prevede due punti cardine. Il primo è sicuramente quello di dare... Un mandato forte all'assessore e alla giunta affinché si impegni nei confronti del governo per allungare il periodo di validità delle gradatorie, che è stato ridotto a due anni e che invece deve essere ripristinato nella sua valenza originaria di almeno tre anni, perché questo consente ovviamente una programmazione più lunga, più diluita, soprattutto anche di ammortizzare e di poter utilizzare strumenti come le gradatorie, appunto, che, mh, per le quali insomma, vengono impiegate anche molte risorse per l'espletamento dei concorsi. Secondo principio. È quello di eh, procedere con l'utilizzo della graduatoria per tutti i fabbisogni assunzionali, quindi che siano a tempo determinato o indeterminato, attingendo alla validità, a quella validamente in essere, evitando il ricorso a forme di lavoro interinale, cercando appunto di ehm, assumere più personale possibile. È stata una soluzione di buonsenso eh, che chiede da una parte al Governo il prolungamento della validità della graduatoria e dall'altra un impegno della Regione Toscana a far scorrere quella graduatoria al posto di utilizzare personale attraverso eh, il ricorso al lavoro interinale. Quindi eh, si spera in una soluzione positiva a livello proprio pratico per questi lavoratori che. Eh, hanno vinto un concorso e sono in graduatoria. Si attinga dalle dalla graduatoria aperta della Regione Toscana, che si eviti il più possibile invece di ricorrere al lavoro interinale, perlomeno soltanto nei limiti di legge, quindi non si può coprire un posto in maniera continuativa saltellando da un lavoro interinale a quell'altro. Noi soprattutto abbiamo chiesto con forza che le 2.000 e 2.000 ossi in graduatoria vengano tutti assunti da parte della Regione Toscana, perché il servizio sanitario regionale ha bisogno in questo momento di 2.000 OS. Per la professionalità raggiunta da questa figura professionale si eh, creerebbe un sistema sanitario più moderno, più efficace e più efficiente. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.